appuntamenti. Allora, ringraziando tra l'altro Enrico Pizzi, che è qui presente come giornalista di TV9, io vorrei che su questo argomento delle mura meticce, di questa ciclabile ventilata, di questa ciclabile dove si dice puntare su una ciclabile per far vivere le mura, eccetera, facesse un po' lui una sorta di anteprima, insomma, sviluppasse un po' lui un pensiero giornalistico anche su quello di cui si è occupato TV9 anche come carta stampata. Grazie Paolo. Intanto poi lo dirà anche l'assessore per conto suo, perché, ma insomma, credo sia anche un dovere di corretta informazione. A noi è stato detto che non si tratta di una ciclabile, quindi non parliamo di ciclabile sulle mura, perché altrimenti si fa confusione. Poi non so se sia vero o non sia vero, io non sono un tecnico, quindi non mi baso su quello che mi viene detto e sui documenti che leggo. Si parla di percorso ciclo pedonale, che è una cosa diversa da una ciclabile, perché una ciclabile non può essere percorsa a piedi. Se andate su una ciclabile a piedi e qualcuno vi investe, non è colpa di chi vi investe, tanto per essere chiaro. Ciclo pedonale ed equestre, perché c'è quel discorso del progetto da parte equestre, ma non sulle mura, però no, da parte della Maremma all'urbe, alla città. E quindi è un percorso misto, stando a quelle che sono le norme che ho avuto modo di guardare, si parla di un percorso che è tipico dei parchi urbani, dove comunque si va appunto a passeggiare e a passare il tempo, insomma. Quindi non è la ciclabile Grosseto Marina, non è una strada di collegamento, non deve collegare niente, non ha questa funzione. Ha una funzione di come dire, togliere un po' di polvere dalle mura, un po' di breccino, un po' di fango quando piove, e consentire a una passeggiata un po' meno disagevole, perché chi si muove bene anche adesso sulle mura, chi non si muove bene probabilmente qualche difficoltà a percorrere ce l'ha. Detto questo, proprio per sgombrare il campo dal tema una ciclabile sulle mura, per cui no, allora poi saranno impedite tutte le attività pedonali, no, non è così, nel senso che evidentemente quella norma, mi riferisco a dritti alla meta, al richiamo fatto, che giustamente è un'osservazione fatta in modo corretto, nel senso il timore è legittimo che magari realizzare una ciclabile sulle mura finisca per impedire un percorso, cioè di impedire ai pedoni di percorrerle, quindi anche di organizzare attività pedonali o che attirino pedoni, è un dubbio legittimo, che però è legato più al discorso delle ciclabili realizzate sulle strade e non tanto sui parchi urbani, che sono un luogo diverso. L'articolo è lo stesso, però basta cambiare comma e si trova un minimo di chiarimento. Poi chiarimento si fa per dire, perché in Italia poi le norme sono sempre abbastanza ingarbugliate, per cui a volte il chiarimento non è così chiaro, però dovrebbe essere così, fermo restando che è evidente che anche in una strada percorsa dalle auto, laddove si debba organizzare qualcosa che serve per il quale serve interrompere il traffico viene interrotto. Quindi se si deve organizzare il mercato intorno alle mura, si interrompe il traffico, mica ci passano più le macchine e nemmeno le biciclette in via Ximena, se no quando c'è il mercato, è evidente. Quindi non è che il traffico delle auto impedisce il mercato, è il mercato che impedisce il traffico delle auto. Quindi diciamo che sgombrato il campo da questo problema, secondo me il problema vero, come la vedo io, poi è di e anche sgombrato il campo da un'altra questione, che è quella della sicurezza, perché è evidente che andare sulle mura in bicicletta è pericoloso,
perché i parapetti sono bassi in alcuni punti, soprattutto in alcuni punti, mi riferisco alla zona Porta Vecchia, dove il parapetto è bassissimo e soprattutto la ciclabile passa poco rasente al parapetto, quindi è evidente che è un luogo in cui può essere pericoloso. Io lì però credo che mi pare del, cioè nel senso sarebbe, penso, del tutto fuori dall'impensabile che si possa fare una ciclabile senza aver sistemato qualcosa che impedisca di volare di sotto, perché altrimenti, cioè, io credo che nessuno si prenda la responsabilità, nessun amministratore si prenda la responsabilità di far viaggiare qualcuno in un posto dove può farsi male, anche perché poi la responsabilità ricade esattamente su di lui. Quindi, tolti questi problemi, secondo me il vero punto su cui, perché queste sono questioni tecniche poi alla fine, che spetta ai tecnici dirimere, è meglio una pavimentazione, è meglio un'altra. A me, se a me basta che mi dicano che non ci mettono il catrame, perché evidentemente non mi piacerebbe, ma poi non so se la betonella è meglio di un altro sistema piuttosto che un altro, cioè non ho idea, credo che nessuno di noi abbia questa idea. Se mi dicono che non ci si mette il catrame, a me mi sta bene. Io credo che mi sta arrivando l'assessore e arriva a fagiolo, e quindi ciao assessore. Io credo che il vero problema su cui è giusto anche coinvolgere i cittadini e dibattere è sull'opportunità di un'opera, nel senso che si vanno a spendere 300.000 euro per fare un lavoro, e io mi chiedo, ma molto laicamente, senza avere una risposta vera, ma Grosseto ha bisogno proprio di questo? Cioè, o meglio, c'è un modo diverso di utilizzare questi 300.000 euro più utile in questo momento? Me lo chiedo. C'è sempre. Altra questione che mi pongo, però questi sono temi eminentemente politici. Aggiungo, cioè mi chiedo anche, ma bisogna per forza andare in bicicletta sulle mura? Perché comunque non essendo una strada di collegamento, tutto sommato si può anche non andarci in bicicletta, non è così indispensabile. Fermo restando che ci si possa vedere ancora adesso, nessuno vieta oggi di andarci in bicicletta, ci si va un po' malino, però insomma un po' abile, cioè, fa insomma. L'altra cosa che mi pongo come problema è, si pensa veramente, cioè le mura hanno avuto una funzione, parlo di da quando sono diventate un giardino, prima era una macchina militare e quindi non ce ne importa nulla, insomma è evidente che non nascono come giardino, nascono come macchina da guerra, di difesa, vengono trasformate in giardino nell'Ottocento, più o meno, insomma, in quel secolo, diventano un giardino, poi hanno una funzione durante la guerra, vengono utilizzate come rifugi antiaerei, perché comunque, ma insomma anche questo non ci interessa, perché si spera che da questo punto di vista non ce ne sia bisogno, e la loro funzione è quella di far passare il tempo ai grossetani, quando in un'epoca in cui non è che ci fossero molti passatempo, no? O si leggeva ma non tutti sapevano leggere, o si andava a fare una passeggiata la domenica quando si era liberi dal lavoro, perché poi le giornate lavorative erano un po' più lunghe di quelle attuali, anzi forse ora si sta tornando un po' indietro, però comunque diciamo che il poco tempo libero che c'era non c'erano tante possibilità di ingannarlo, e si andava a fare una passeggiata dove? In centro, sulle mura, benissimo. Oggi mi chiedo, quella funzione è ancora attuale? Io credo di no. Cioè, oggi o si trova una funzione complessiva alle mura, o se no alle mura bisogna mettersi in testa che sono una tassa da pagare per mantenere un monumento chiuso. Cioè, chi si illude di poterle vitalizzare semplicemente, e io questo lo dico con molta tranquillità, semplicemente facendoci anche una ciclabile, professore, secondo me è un'illusione. Perché o si trova una funzione delle mura, o di alcune sue parti, magari,
di quella loro parte, quindi il cassero potrebbe avere una sua funzione. Peraltro il cassero non è ciclabile, no? Voglio dire, evidentemente è un'altra cosa, scalabile. È scalabile al massimo, però credo che il problema della funzione delle mura sia dirimente rispetto poi a qualsiasi altro tipo di progetto si possa fare.